Harley ha contattato Batman usando un piccione viaggiatore e una chiavetta USB. Ci è arrivato così questo video. Barbara, aiuto? È possibile che sia reale. Bruce non me ne ha mai parlato. Quando Bruce collaborava con i criminali, non amava parlarcene. Tu non c'entri, Tim. Ma è folle escludere che Harley si sia inventata tutto. Beh, guardiamolo. E lo sapremo. Quanto tempo, Batman? Eila! È strano, perché gira una voce che tu sia morto. Oddio. Beh, ho quello che volevi. Spero non c'entri con la tua morte. Vieni a trovarmi a Blackgate. Aspetta. Harley Quinn non ha lasciato Gotham quando il suo ex... mi ha ucciso? Dicevi questo? Pare abbia lavorato per il governo. E righi dritto. Più o meno. Lei ha qualcosa. Allora andiamo a trovarla. Adesso. Che c'è? Pensavo a quella cena preparata insieme, quando Tim ha sporcato di pomodoro Bruce e Barbara. Non me la ricordo. Cosa? Ma no, era lo stesso anno che... Anzi, lasciamo stare. È una storia stupida. Beh, te ne racconto una io. Sull'essere morti e rivivere grazie a un pozzo di melma che cambia la mente. Ehi, non volevo... Non so cosa sia peggio. Che mi abbiano tolto un pezzo della mia vita o essere considerato una bomba a orologeria. Mi dispiace, Jason. Non dovevamo... Non dovevo trattarti come un estraneo. Cavolo, sei proprio un boy scout. Ci credo che sei stato il primo. Sono state rilasciate nuove informazioni sulla misteriosa morte nell'università di Gotham. Mi fa male tutto. Ieri non avrei dovuto sollevare tanto. Non dirlo a me, i pesi sono la mia sciagura. Il penitenziario di Blackgate, dimora della feccia di Gotham. E non mi riferisco solo ai carcerati. Blackgate,
Blackgate era un forte in epoca coloniale, prima di diventare una prigione. E perché mi fai la lezioncina di storia? Ho studiato le planimetrie e ho trovato qualche stranezza. Forse c'è un ingresso sul lato ovest. Grazie, campanile. Andrò a controllare. Quando so qualcosa te lo dico, ok? Di sicuro a Batman non serviva l'ingresso laterale. Campanile, ci sono. Cerco la cella di Harley. La X sulla mappa corrisponde al blocco 3, dietro il Nexus di smistamento. Ma le guardie hanno ritirato le pattuglie da quel braccio. Quindi non sappiamo come siano peggiorate le cose là. Va bene. Che è successo stavolta? Un altro fuggitivo. È inciampato. Sì, certo. Abbiamo tentativi di evasione ogni giorno. Non mi pagano abbastanza per questo. Vale per tutti noi. Lo sbattiamo in isolamento e mandiamo il dottore a dargli una controllata. Odio quel tizio. Sai che questo tentativo di fuga gli costerà almeno 2 anni extra? Già, ora lo odio ancora di più. Ma non ho ancora finito. Ho appena messo poco. Porca
funziona stai qui! Scusami! Pausa! Pausa! Grande! Ehi ragazzi, abbiamo un ospite stasera. Riservatevi un bel trattamento. Harley, dagli altoparlanti. Palloncini, è una rissa. Harley è nei paraggi. E mi fai sentire a casa. Cappuccio rotto. Vedo che ti tieni in forma. Sei sempre grasso e scontroso come un toro. Quanto tempo? Come stai? Era troppo venire un po' prima? Stavi cercando qualcosa per Batman. Che cosa? Aspetta un momento. Quindi Batman è morto. Davvero? Beh, ok. Mi ha chiesto di profilare dei criminali, in virtù del fatto che sono una grande psichiatra. Di tutti i criminali che conosceva, poteva chiedere giusto a te. Ehi! Non sono una criminale! Sono solo incompresa. Senti, sai perché sono qui? Dimmelo. Tutto quanto è in questo libro. Ma... ecco, mi manca il piatto forte. Ho bisogno che indaghi su questa scheda. Così sarà perfetto. Ovviamente non mi faciliti la vita. Se ragiona i registri. Ok.
Ciao. Sono un fattorino. Ehi, Sbirri! Lasciateli andare! Se ne pensi, Buccio Rosso! Non saresti dovuto provare! Aspettare!